Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Destiny. Dobbiamo nuovamente tornare su Venere per fare una missione veramente molto importante. Occhio di un guardiaporta. Attira il guardiaporta Vex che protegge i passi infiniti e porta la sua testa agli insonni. Così ci danno finalmente la chiave per andare nel giardino nero e quindi presumo in un nuovo pianeta. Andiamo un po'. Se non sbaglio, che ci resta come pianeta da girarci? Marte, forse, tra quelli previsti, perché non me li ricordo tutti. Più conosciamo i Vex, più capisco perché la nostra amica Exo li teme così tanto. Durante il crollo, i Vex trasformarono Mercurio in una macchina nel giro di pochi giorni. Se il viaggiatore non li avesse fermati, avrebbero contaminato ogni singolo pianeta. Dobbiamo entrare nel giardino nero. Ci serve la testa di un guardiaporta. Serve, ma col cacchio alzi il sederino, eh? Dunque, per prima cosa devo accedere alla rete Vex per far uscire un guardiaporta allo scoperto. Faccio strada. Andiamo. Scansiona la rete dei Vex. Quindi sicuramente dobbiamo fare un qualcosa per fregarli e intanto far uscire il guardiaporta. E poi gli dobbiamo staccare il capoccione. Ma quel capoccione gli dobbiamo staccare. Allora, vai a piedi della cittadella dei Vex affinché lo spettro possa penetrare nella loro rete e imparare a evocare un guardiaporta. Proteggono i regni che i Vex hanno confinato fuori dal tempo. Assurdo. Ok, andiamo. Così aiutiamo il nostro caro amico Lumino. Come lo dice la ragazza Exo. Di qua. Di qua, eh? Non lì dentro, ma qui sopra. Qua stanno già nemici. Possiamo anche... No, di qua. Sembra che devo tutto tranquillo. Siamo quasi per completare il livello 18. Penso che con questa missione passiamo senza se senza ma al livello 19. Molto bene. La cosa mi piace. Diventiamo sempre più potenti e forti. L'ultimo livello non saprei quale è del gioco, eh? Nel senso, non so, perché ho visto pure gente livello 24. Non so se fino a che livello è, se tipo ne so 30. O si fermano tipo ne so 25-26. Ma dopo tanto quello lo scopriremo, che lo vedremo insieme. Andiamo. E qua. Ah, pure un botto di gente ci sta a fare sta missione. Benissimo. Altre tre persone, molto bene. Rilevo una forte confluenza qui vicino. Posso sfruttarla per accedere alla rete. Sì, fai quello che devi fare. Oh, qua, che è tutta sta gente. Goblin. Due goblin e l'arpia. Aspetta, sta un altro lato dei goblin. Visto dopo. Perfetto. Ok, andiamo. Oh, questo a chi sta sparando? Chi spari? Cara arpia. Lascia stare qua i ragazzi. Vedi, sono comodi quando incontri le persone che giocano. Livello 20. Sto cacchio, c'hanno più di me. C'hanno più di me. Oh, no. Che cacchio. Come mai non ce l'ho fatta? Ero strasicuro di arrivarci. Dove devo andare? Ah, vabbè, ma comunque ci devo andare là. Devo passare di qua. Ho dato una trampa assurda. Ero sicuro che il salto fosse stato fatto bene. Invece, eccolo qua. Perfetto. Vai. E poi il lavoro duro era il tuo. Oh, ma che mai sentito? Che te stava a piangiro. Ok, dobbiamo raggiungere un posto chiamato i Passi Infiniti. Lì troveremo il guardiaporta. Ok, fammi strada, qui a sinistra. Andiamo, qua stanno a fare un casino, si stanno a menare come pazzi. Qui raccogli il fiore spettrale, prendilo. Ok, andiamo.
Andiamo dritti dritti verso questo nuovo posto. Spostati dalla costa al cancello per i passi infiniti dove risiedono i guardiaporta. Molto bene. Penso che sia abbastanza tosta questa come missione, anche perché stiamo cominciando a salire veramente in maniera molto molto elevata sui livelli dei nemici. Quindi qua già troviamo i livelli 13, quindi già cominciano ad essere più toste. Rovine del risveglio. Questo è un botto di gente super caricata. A posto, questa ce la teniamo se casomai dobbiamo... Penso che sicuramente lo dobbiamo uccidere il guardiaporta, quindi... E poi prendergli la testa. Questo è un botto di gente a fare sta missione. Stiamo raggiungendo i passi infiniti, come ci ha detto lo spettro, che ci ha avuto anche da ridire che il lavoro duro... Nel senso... Perché sicuramente ci avrà sentito che gli diciamo sempre che il lavoro duro lo facciamo solo noi. Entro qua? Ok. Questa poi... Dobbiamo parlare di una cosa. Per trovare il guardiaporta ho dovuto sondare tutti i loro portali di trasferimento. Ci sarà da divertirsi. Iniziamo bene. Qua ci siamo già passati, dove siamo andati ad analizzare il nucleo mentale di quei boss giganteschi dei ciclopi. Forza, forza. E muori. Perfetto. Da che parte? Dritto? Sì. Questo è il Campus 9 che abbiamo utilizzato per le ricerche. E adesso ovviamente andiamo avanti e scopriamo anche un altro pezzo di mappa. Se non li chiudiamo continueranno a uscire. Quindi? Dobbiamo distruggere i portali. Ok, e uno è andato. Continua così. Ti piace, eh? Tanto faccio tutto io. Poi c'è pure da ridì, che ne è vero. Date la granatina, va. Qua, di qua, di qua. Ecco cane questo. Quanto mi fa prendere il nervoso quando è immune. E gioca. Immune, non immune. Ti sfonno. Ok, altro portale. Andiamo a rompere. Ok, e due. Guarda come si spostano rapidamente, che li stai per mirare e subito sono andati a finire da un'altra parte. E muori. Sento che ce n'è uno sulla destra. Oh, ma che cacchio di velocità. T'avevo quasi perso. Vieni qua. Aspetta, due sulla destra. Vieni qui, uno. Solo uno? Meglio così. Ok. Fammi strada, spettro. Dove? Di qua. Ahia, aspetta, c'ho qualcuno. E dai! Combatti! Bene. Qua ci arrivo? Da che parte si passa? Di qua, fammi vedere. No, qua è chiuso. Qua non si va. Dobbiamo fare il giro allora. 97, 30, 127 munizioni. Neanche tantissime. Dobbiamo recuperarne qualcuna. Ma ridaglie questo. Questo basta che si mette immune e non combatte. È contento. Via. Via. Dai, è così. Uno. Perfetto. 61, 91 munizioni. Siamo messi non molto bene. Aia. Forza, goblin. Morite. Aia. Sono proprio tanti. Sono tanti. Ok, perché poi ti attaccano da tutte le... Aspetta, devo rompere il portale. Aspetta. Perfetto. Oh. Voi state bene, non state bene. Ok. La bottarella gliel'abbiamo data. Dai, che sta a fare la... sono rimasto senza munition. La cosa non è buona. Su, recupera qualche munizione. Perfetto. Oh, sventrato. Cocane.
Perché non trovo munizioni della mia arma? Sento. Iaiaia che si spostano. Non so ne ha finito adesso. Quando si spostano così c'ho una paura di ritrovarmi lì dietro. Aia. Aia. Posso andare avanti però col fucile a pompa, eh? Mi serve assolutamente un'arma. Serve. Eccole, 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 sono arrivato adesso. Sono arrivato adesso alla grande. Aspetta che recupero. Aspetta che recupero. Uno. E dai. Gioca bene. Sempre immune. Beccate la granatina, va. E mo è proprio stufato. Sta uno qua dietro. Più di uno. Via via via. Bomba bomba. Bomba. Matto lui. Bene. Aia aia. Aia 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 aia. Benissimo. Ok, cerchiamo di pomparci un po' e saliamo. Aia. Devo rompere il portale. Rompe il portale. Benissimo. Aspetta. Aia. Preso, eh. Preso e sventrato. Preso e sventrato. Recuperiamo. 204, 254. Adesso sono uscite tutte queste munizioni, oh. Bene così. Mi fai un favore se mi riappaiono le munizioni. Dai, guarda qua. Cacchio. Attenta al minotauro. Minotauro, attenzione. Bello, sventrato. Ok. Piano, 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 piano. Guarda quanti. Nuovo livello. 10 a 9 alla grande. Alla grandissima. Livello 10 a 9. Nuovi potenziamenti per noi. Perfetto. Muori? Muori? E muori. Così. Così. Porco cane. Ma è un casino qua. Non so voi. Ma è il panico più assoluto. Questa sarà bella tosta di missione. Aia, portale. Rompilo. Ok. Finiti i portali. Eccone un altro là. Andiamo, 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 andiamo. Prima che escano altri tizi. Qua che cacchio è Idra? Ma chi cacchio è? Oppure l'Idra? Mancava solo lei. Forza. Muori. Aia, aia. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Ah, si mette pure lo scudo. Stanfame dell'Idra. Oh, guarda come spara. Imperterrita, adesso muori. Quando ce vo, ce vo. No? Aspetta che sfondiamo quest'altro portale. Bingo. Ok. Che si fa? Spostati alla costa al... Ok, questo è rimasto presso a poco identico. Pensavo ci fosse qualche cosa. Qua? Bene così. Vado. Campus 9. Sali sui passi infiniti. Bacino di Ishtar. Mamma mia ragazzi, la vedo molto male. Facciamo una cosa, fermiamoci qui in questa zona dell'oscurità di Venere e ci vediamo nel prossimo video, che dobbiamo assolutamente staccare la capoccetta ad un guardiaporte, sempre insieme a Destiny.